Allora, siamo alla fiera di Gaia, che è cominciata giovedì davanti ai libri e venerdì con dibattiti su maestre, sulla scuola e anche una bella performance musicale. Oggi il tema di questa mattina è idee e proposte di una visione della città alternativa al sacco di Mestre e allo sfruttamento di Venezia. Cioè, continuiamo, diciamo, nel guardare avanti, ma ovviamente senza dimenticare la situazione un po' triste nella quale siamo. Lo spunto è il raccontino che ho scritto qualche mese fa e che è distribuito, per esempio, a tutti gli abbonati di Terre Acqua e di Gaia, che si chiama Venezia 2025, una sindaca ecologista. Quindi il tema è sia la città sia anche le istituzioni che la legano, e la proposta è un salto verso una sindaca donna. Sono state invitate molte consigliere comunali di municipalità e persone donne attive nei movimenti sociali e ambientalisti, e le presenti sono anche tu, Francesca, interverrai, immagino? No? Va bene, allora da sinistra Maria Laura Faccini di Progetto Comune, Monica Coim, tutta la città insieme, Monica Sambo del PD, consiglio comunale, Anna Forte, associazione Amici Parco San Giuliano, e Ilenia Martin del PD nella municipalità di Mestre, e Maria Rosa Vittadini, passante casuale. Passante per caso. Dell'associazione anche adesso, della lista per Mestre, per Venezia, Ecologia e Solidarietà. Quindi la parola, io direi, nell'ordine come vi ho detto, cominciando da, se vuoi, da Laura. Se, io pensavo da te, Francesca, ma casomai te vieni, se vuoi. Basta, ho finito il mio lavoro. Bene, allora, intanto grazie a Michele perché ha organizzato questo momento che, diciamo, è abbastanza raro, l'incontro non solo per parlare di politica, ma anche tra donne che parlano di politica, e quindi di questo veramente ringrazio. E, che dire, io sono presente in un comitato che è nato nel 2020, un comitato assolutamente civico, quindi lontano da preferenze politiche di qualsiasi tipo, perché i nostri membri sono proprio di orientamento che va da destra a sinistra, quindi noi lavoriamo solamente per il bene della città, ascoltando soprattutto i cittadini e poi formulando delle proposte che poi possono essere presentate, come abbiamo già fatto, all'amministrazione comunale, per poter raggiungere dei risultati che siano buoni per tutta la collettività. A questo proposito, proprio a proposito del libro che racconto, anzi, che ha scritto Michele, direi che per avere un sindaco donna i tempi sono ormai maturi, perché per moltissime ragioni le donne per fortuna si sono affermate in moltissimi campi, e le donne per antonomasia, a mio parere, sono ecologiste perché guardano sempre più avanti per il bene, al bene della propria famiglia, al bene dei propri figli. E quindi se si guarda bene si pensa anche a fornire un ambiente positivo e salubre, naturalmente, per la propria famiglia. Quindi direi che ogni donna potrebbe essere un ecologista, perlomeno per quanto riguarda me. Cos'altro? Ci sono tante cose da dire di questa città. Questa città, Mestre, io parlo di Mestre perché oggi ci troviamo qui, ha grandissime necessità che dovrebbero essere indagate assolutamente, ma in modo corale. E noi abbiamo cercato con un grande sondaggio che è stato lanciato in marzo, indirizzato a 6 categorie di cittadini appunto diverse, e una cinquantina di domande ciascuno, quindi un sondaggio piuttosto ponderoso, che ha sortito dei risultati importanti sia per il numero delle persone che hanno risposto,
esposto, ma anche per quello che ne è uscito. E la fotografia di questa città, anche se era comunque indirizzato anche alla, alla Venezia d'Acqua, diciamo al centro storico di Venezia, e ne è uscita una, diciamo una grande richiesta da parte dei cittadini di più servizi, di più sicurezza, di più pensiero appunto all'ambiente, e quindi qui ci ricolleghiamo con quello che è l'oggetto appunto di oggi, di questo incontro, e in generale di molto più coinvolgimento da parte dei cittadini nelle decisioni e nella pianificazione di quello che sarà il futuro per le prossime, nostro naturalmente, ma anche per le prossime generazioni. E quello che io sostengo sempre, ma non soltanto io, ma anche con i miei associati e anche con le persone con cui scambio normalmente le idee, manca, e questo manca da moltissimi anni, un disegno per la città. Un disegno che sia sì a breve termine, quindi le cose che si devono fare per non far degradare ancora di più certe situazioni, ma poi soprattutto a medio e a lungo termine, come hanno fatto moltissime altre città, anche grandi, altre città metropolitane, guardiamo a Firenze per esempio, a Milano, che hanno saputo dare uno sguardo all'orizzonte molto maggiore di quanto venga fatto qui. Io non ne sto facendo assolutamente un discorso politico, lo faccio proprio perché tutti hanno contribuito in un modo o nell'altro a questa situazione. E c'è un problema molto grave di commercio, quindi un tessuto economico che si è depauperato nel corso degli anni e che purtroppo la pandemia ha contribuito in modo decisivo proprio alla rovina di molti negozi, ma anche alla, proprio al depauperamento della vita commerciale di questa città. E naturalmente quando i negozi chiudono c'è tutta una serie di, c'è tutta una serie di conseguenze, dalla sicurezza alla povertà naturalmente, al benessere dei cittadini che quando escono vedono saracinesche chiuse e non sanno dove andare a comprare le cose, che insomma ci ha fatto molto riflettere. E poi c'è un problema di recupero dei beni pubblici della città, quindi un recupero che possa avere uno sviluppo collettivo, cioè il bene collettivo per la città, e quindi anche in questo caso abbiamo fatto un sondaggio, probabilmente l'avrete visto, sul futuro della scuola Ex de Amicis. Diciamo, ci sarebbero tante cose di cui parlare, però io per ora mi fermerei qui, poi casomai nello scambio di idee continueremo. Grazie. Sono Monica Coin, sì, Michele mi ha presentato come tutta la città insieme, infatti ho fatto l'esperienza durante le elezioni di, come candidata, però diciamo, sono anche attivista in vari movimenti nella città di Mestre, in particolare con il comitato Ex Umberto I, che non ha ancora cessato, diciamo, il suo scopo temporaneo come comitato, perché stiamo ancora cercando di in qualche modo di salvare quello che resta, diciamo, della parte che potrebbe essere di pertinenza pubblica del complesso dell'ex Umberto I. E sono anche in vari altri movimenti, associazioni, tra cui appunto anche l'associazione Adesso e anche in altre realtà, diciamo, come il Comitato No Grandi Navi, che comunque è a Venezia, però riguarda sempre, diciamo, la nostra laguna. Ecco. E per quanto riguarda Mestre, siamo secondo me a un punto cruciale, perché abbiamo avuto la rappresentazione sui giornali di quello che sono, diciamo, i cosiddetti conflitti di interessi del sindaco Brugnaro. Però questi conflitti di interessi coincidono esattamente con una mappa della speculazione della nostra città, cioè il disegno. Lasciamo stare il discorso conflitto di interessi, che comunque andrà affrontato magari in altre sedi. Il disegno che viene fuori dai progetti di Brugnaro, secondo me, è un disegno che vuole fare di Mestre un'altra volta lo sbilanciamento nei confronti di città funzionale agli interessi, al blocco di interessi economici legati ovviamente alla monocultura turistica di Venezia. Quindi legare Mestre anche geograficamente come waterfront di Venezia.
cioè i nuovi accessi che sono stati disegnati dei pini di San Giuliano, il Montiron, il Cappio, sono tutti collegati a uno sfruttamento della gronda lagunare nei confronti, uno sbilanciamento anche di Mestre nei confronti di Venezia, con degli squilibri sicuramente ambientali innanzitutto, ma soprattutto anche sociali, perché il centro urbano di Mestre viene completamente cancellato come realtà sociale. E già è stato cancellato, come diceva giustamente Maria Laura Faccini, dal problema del commercio. Ricordiamo che adesso apre l'Iperlando, un altro problema, diciamo, che porterà degli squilibri, anche perché i centri commerciali tra l'altro tra di loro si cannibalizzano, nel senso che ne apre uno e gli altri assumono persone e d'altra parte licenziano, e hanno appunto creato un grave squilibrio soprattutto nel centro di Mestre, che è la piazza. Ma io non perché la piazza Ferretto sia un luogo particolare, perché la piazza è proprio il luogo dove la città nasce, dove i cittadini si incontrano. La città senza l'incontro dei cittadini non può funzionare. Non possiamo pensare di andare di rotonda, in macchina, senza incontrarci mai, solo per acquistare dei beni e diventare dei cittadini. Questo disegno è un disegno che cancella anche la cittadinanza, la partecipazione. Tra l'altro l'aggravante di Mestre è che ha un gravissimo deficit democratico, perché al di là del fatto della forma amministrativa del comune unico che diciamo esiste adesso, esisterà probabilmente per molto, Mestre non ha una forma di rappresentanza politica reale, diciamo. Esiste la municipalità, ma la municipalità purtroppo è una forma di diciamo rappresentanza formale, non sostanziale. I cittadini non hanno uno sbocco diciamo con le istituzioni, i cittadini di Mestre, sto dicendo, perché quando si parla di cittadini nel nostro comune di Venezia si parla di cittadini di Venezia in generale, intendendo sia Mestre che Venezia, ma io parlo di cittadini di Mestre, perché i cittadini che vivono una realtà urbana hanno bisogno di pensare alla loro realtà urbana, e i cittadini che vivono a Mestre hanno bisogno di avere un'idea di Mestre. Il problema è che questa idea non ci sarà mai se non abbiamo uno sbocco, che potrebbe anche essere un rafforzamento della municipalità. Io personalmente sarei, ma questo purtroppo non si è realizzato, perché Mestre abbia una sua autonomia amministrativa. Purtroppo non è così, però anche nella forma della municipalità, soprattutto nel disegno della città metropolitana, che darebbe un senso appunto a questo, dovrebbe essere rafforzata per dare uno sbocco democratico ai cittadini. Quindi noi ci troviamo in un momento in cui un blocco di interessi economici fortissimo, non rappresentato solo da Brugnaro, ma da un grappolo di interessi attorno a Brugnaro, perché ricordiamoci che non è lui solo, ma ha creato una serie di reti di interessi. Questo blocco di interessi economici di fronte a sé non ha nulla, non ha nessuna resistenza, nessuna critica, nessuna idea alternativa, perché non c'è un'organizzazione politica della città. E io ho fatto un paragone, un ricorso storico, con questo concludo, proprio parlando di Mestre, ho fatto un intervento e anche adesso stiamo facendo un'intervista con Storia Mestre su questo. Praticamente c'è un parallelo storico di quando Mestre ha perso, diciamo, gradualmente la sua autonomia, cioè quando nel 1917 è stato requisito il terreno dei Bottenighi, che è stato il preludio alla perdita del comune di Mestre. Questi terreni sono stati praticamente regalati agli industriali e tutta Mestre ha cominciato a perdere la propria identità, sempre in nome di un blocco di interessi economici. La gronda lagunare sud è stata non solo antropizzata, ma avvelenata, distrutta. Adesso tocca all'altro pezzo di gronda lagunare, sempre in nome di un'industria pesante che questa volta non è quella del petrolchimico, ma è quella del turismo.
Quindi è una specie di storia che si ripete e quando succede questo, succede che Mestre perde la propria identità e anche la propria forza di città e non è più una città, ma a Venezia non va a finire bene, nel senso che quando è successo questo, Venezia in quel momento, quando Mestre ha perso la sua autonomia amministrativa, è stata avvocata al museo storico, all'essere venduta come un museo. Quindi città, centro storico. In realtà Venezia non è un centro, è un suo centro storico, ma non il centro storico di Mestre e di tutto il resto. Quindi il suo ruolo è stato definitivamente vocato alla speculazione turistica. Quindi questa cosa, che si ripete un'altra volta, sarà la totale distruzione di Venezia e dei suoi cittadini, che sono ormai meno di 50.000, qualcuno dice che non si possa neanche parlare di città con meno di 50.000 cittadini. E quindi non andrà bene per Belmestre e non andrà bene per Venezia. E se non reagiamo a questa situazione politicamente, perché bisogna reagire anche politicamente, sarà un grave problema per tutti. Monica, adesso invece tocca a Monica. Sì, vabbè, innanzitutto volevo ringraziare Michele per questo incontro che ci dà la possibilità anche di incontrarci insomma con tante donne con le quali abbiamo condiviso tante battaglie e diciamo interventi insomma sulla città e quindi è piacevole insomma anche vedere che ci sono tante donne ecco, che si occupano di politica, non solo partitica, in senso ampio e che in particolare hanno un'attenzione proprio sui temi dell'ambiente, quindi sono d'accordo con Maria Laura e lo si vede ecco, anche dalle presenti e anche in città, nel senso che sono riconosciute ecco, come coloro che più si battono ecco, su questi temi. Prendo spunto ecco, da questo simpatico ecco, racconto, libro, potremmo dire quasi favola, ma non voglio definirla favola perché io credo che nel 2021 o 2025, quando sarà insomma, Venezia come tante altre grandi città d'Italia e del mondo insomma, sono certamente pronte per una sindaca donna. E quindi non voglio considerarla una favola e neanche un'utopia, ma una cosa che è possibile realizzare, che è una cosa su cui si può ecco, riflettere anche per i futuri anni e soprattutto una sindaca ecologista, quindi con questa impronta soprattutto in questa città così particolare e così speciale, così unica, ecco, ogni volta insomma ce lo diciamo, ma purtroppo anche negli ultimi anni in particolare abbiamo visto quanto è stata attaccata. Ricordo solo due dati, che sono dati scientifici, quindi nessuno può inopinabili, ecco, uno sui dati ISPRA sul consumo di suolo, Venezia nella provincia è la città che consuma più suolo come provincia, e, da un lato, e di fronte in realtà a dichiarazioni trionfalistiche invece su una Venezia che insomma io francamente non vedo, ma poi insomma questa è la finta diciamo racconto ecco, che viene fatto da questa giunta della città, e dall'altra i dati come città più inquinata d'Italia. Quindi noi abbiamo appunto questi due dati terribili quest'anno dovrebbero far riflettere secondo me qualunque amministrazione di centrodestra e di centrosinistra, qualunque sindaco o sindaca che sia, o qualunque amministratrice o amministratore, invece di fatto si perpetua ecco, in queste scelte, e lo abbiamo visto in questi anni. Un grande, non lo voglio dire perché c'è qui Anna, ma insomma uno dei grandi sogni di Mestre insomma, ma anche di Venezia, è stato Parco San Giuliano, che in questi anni è stato devastato da questa amministrazione e continua ecco, l'opera di devastazione. Quello era veramente dopo anni del sacco di Mestre, dopo anni di forse anche qualche decennio di costruzioni e di crescita immobiliaristica e di consumo di suolo, sappiamo insomma quegli anni che non c'era minimamente una sensibilità ambientale né locale né nazionale né internazionale. Finalmente insomma c'è stato un riscatto importantissimo con Gaetano Zorzetto, ma insomma
con tutto insomma quel gruppo che ha cercato di dare una nuova svolta soprattutto anche per Mestre. Ecco, purtroppo noi stiamo arretrando agli anni precedenti e quindi questo è veramente spaventoso per una città invece che potrebbe dar tanto, appunto pensiamo allo sviluppo e al completamento del sogno di Parco San Giuliano, ma pensiamo a tutta la Gronda Lagunare, pensiamo ai Forti, pensiamo a tutte quelle, al Bosco di Mestre, pensiamo a tutte quelle realtà bellissime e un territorio invece così, lo vediamo insomma così, densamente purtroppo cementificato e quindi dove avrebbe bisogno in realtà di nuove piantumazioni soprattutto nel centro e non come sta facendo anche questa amministrazione che li sta accatastando, ecco, in zone non del centro ma anzi continuano gli abbattimenti proprio nel centro città. E l'attenzione, ovviamente, questo tipo di mancanza di attenzione poi lo si vede ovviamente anche sulle scelte che riguardano tutta la laguna, pensiamo alla questione grandi navi, pochi giorni fa abbiamo avuto anche in commissione l'audizione del nuovo presidente e Venturini, ma qualche giorno prima l'aveva ricordato anche il sindaco, quindi di fatto è la stessa posizione, ancora continua a sostenere la necessità dello scavo del Vittorio Emanuele, che non è solo diciamo, una scelta assolutamente senza senso anche dal punto di vista dello sviluppo proprio vero del porto, quindi del lavoro, pensiamo al Mose, pensiamo insomma a quanto cambierà anche la città purtroppo con i cambiamenti climatici, purtroppo con l'innalzamento dei mari, ma sarebbe devastante, così come la questione relativa all'allargamento e all'approfondimento del canale dei petroli, e lo abbiamo già visto, non sono dati scientifici da PAUS ma anche lo stesso TAR quando più volte si è pronunciato l'ha dichiarato nelle sentenze di quelli che sono gli effetti devastanti, ecco. Quindi purtroppo questa è la situazione attuale. Quello però, e concludo casomai, insomma se ci saranno altri spunti volentieri insomma interverrò anche dopo, però quello però credo che bisogna fare innanzitutto è una grande alleanza proprio per il fatto che mancano, e il libro lo dice molto bene, tutti gli istituti di partecipazione, cioè sono 6 anni che qualunque istituto di partecipazione è stato abolito, distrutto, delegittimato e questo ha comportato quindi anche una mancanza ancora di più di interesse e di partecipazione da parte dei cittadini, quindi è ancora più difficile ecco, sentire la loro voce. E qui lo dice per 10 anni, infatti se ci sarà un'amministrazione che dura per 10 anni, purtroppo per 10 anni non avremo più le consulte, più i forum, più luoghi di dibattito, perché anche il problema dei luoghi di dibattito e luoghi di aggregazione, anche soprattutto nel centro di Mestre, penso che mancano in maniera consistente proprio nel centro di Mestre. Ecco, credo che quindi una grande alleanza, insomma, non partitica, inteso collettiva, per riparlare di partecipazione, per riascoltare la città, cosa che cioè, questa amministrazione non ha fatto, ma io credo che in generale insomma, dovremmo impegnarci tutti come obiettivo comune, questo. E secondo, appunto, riportare al centro nelle varie tematiche ambientali del forum del verde, del forum della salute, pensiamo a che effetti devastanti stanno avendo ecco, sia il consumo di suolo ma anche lo smog, come dicevo prima i dati di Legambiente ce lo dicono quanto questa città purtroppo è inquinata e quindi quali effetti abbiamo chiesto anche in consiglio comunale di fare dei biomonitoraggi più volte per verificare qual è la situazione, lo stato di salute dei nostri cittadini, in particolare anche dei, pensiamo insomma ai bambini che stanno crescendo in questa città. E purtroppo ecco, queste situazioni si continuano, permangono, pensiamo solo, magari dopo ne parlerà anche Ilenia, a quello che è successo con il nuovo grande progetto di Viale San Marco, cioè quindi questa idea che le realtà abbandonate, perché non sono nemmeno degradate o comunque complicate, l'unico modo per modificarle, per renderle tessuto urbano, comunque per renderle integrate alla città, per bonificarle, è quello di cementificare, quello di creare palazzoni, grattacieli, è quello della speculazione immobiliare. Cioè, questa è l'unica idea del modo di gestione di questa città, che è un modo assolutamente imprenditoriale per certi versi, e lo vediamo in questo senso, perché non si pensa invece che
alcune cose vanno fatte anche con le risorse pubbliche, anche ricercando importanti risorse pubbliche, invece si pensa solamente di dover delegare al privato. E il piano degli interventi, cioè i progetti, diciamo, quelli che arrivano come piano degli interventi in comune, sono tutti di cementificazione, sono tutti di realizzazione immobiliare, come se quella fosse l'unico modo per dare un futuro alla città, dare uno sviluppo alla città, dare lavoro alla città. Ecco, questo io credo, insomma, che sia un meccanismo completamente, insomma, da ribaltare. Io credo che per farlo però bisogna ripartire dalla partecipazione, dall'ascolto, cioè, tante associazioni, insomma, lo provano a fare. Ovvio che in primis dovrebbero farlo le istituzioni, a prescindere poi se l'interlocutore, diciamo, può essere supino o può essere invece discordante alle volte, e in qualche modo anche nel libro, nelle Carla, la sindaca del 2025, lo fa, nel senso, rischiando, facendo queste assemblee, confrontandosi, ecco, anche col rischio che gli avversari possano dire qualcosa. Ecco, questo coraggio in questa città non c'è in questo momento. Io credo invece che dovremmo anche noi, ecco, in qualche modo avere il coraggio di scendere di nuovo in piazza, nei campi, anche magari scontrandoci con dei gruppi di potere che in questo momento ovviamente ci sono avversi e stanno governando di fatto la città. Grazie. Anna. Sì, io sono da circa 20 anni presidente dell'associazione Amici del Parco di San Giuliano. Monica ha già introdotto, insomma, quello che sta succedendo al parco, ma io oggi non vorrei tanto parlare del parco, che pure è un'emergenza, forse nel secondo giro ci sarà tempo di puntualizzare, ma volevo proprio cogliere il senso di questo libretto, di questo racconto, questo senso proprio illuministico di sollecitare una riflessione nella comunità. Allora Carla a un certo momento cosa dice? Dice che bisogna far emergere una leva nella comunità di persone nuove che siano in grado di cambiare, rovesciare la situazione. Noi ci conosciamo perché abbiamo fatto, come diceva Monica, tante battaglie insieme, abbiamo partecipato, ci stiamo aiutando nelle iniziative che gli altri fanno, e questo è un dato tipico delle donne che sono presenti non tanto all'interno dei partiti, ma presenti nella vita della comunità, che è quello di fare rete. Allora, intanto, perché donna? Perché sindaca? Perché, e questi sono gli ultimi studi, insomma, che sono stati pubblicati negli ultimi anni, a partire dal 2009, ci dicono, Chiara Saraceno, Alessandra Casarico, ci dicono che le donne in politica portano un PIL in più. Quindi ricordiamo che in questo momento in politica e nella gestione amministrativa si va dal 26 al 29%, quindi ben sotto quella che dovrebbe essere almeno la rappresentatività naturale determinata dall'essere maschio o femmina. E nei governi ancora più bassa, in Italia bassissima. Come sapete non abbiamo una donna Presidente del Consiglio, manco Presidente della Repubblica, ma anche nella vita economica la presenza delle donne a un livello dirigente è bassissima, siamo sotto il 20% donne manager, quindi c'è un deficit di potere. Le donne fanno fatica per ovvie ragioni, sono sottoposte al lavoro non pagato più dei maschi, hanno una visione che è legata più, come diceva giustamente Maria Laura, al futuro, sono orientate al futuro più che al presente, subiscono, cioè tengono di meno, parlo di dati, di questo studio della Bocconi che è interessantissimo, che potete trovare in rete, e subiscono meno degli uomini il fascino dell'essere e quindi la necessità di adoperarsi per essere rielette, infatti vengono rielette di meno, e quindi hanno una difficoltà di accesso al governo, all'amministrazione. Allora, però quando lo fanno, dall'istruzione gratuita della Bachelet, universitaria gratuita, a
studi, cioè la possibilità di agire sulla, sull'ambiente con forme di finanziamento in Islanda, quando lo fanno sono orientate invece molto di più alla tutela ambientale, a valori di partecipazione, al potenziamento dell'istruzione e a uno sviluppo di quella che è la cultura di base, intesa come partecipazione, eccetera. Tutte questioni che Michele nel suo libro le elenca quando Carla va a fare l'assemblea e chiede poi la partecipazione della comunità a un progetto di giunta e di governo, quindi tutti i punti invece di cui questa città e questa comunità, se si può chiamare tale, io personalmente sono meno pessimista di altri, io credo che invece questa città è una città molto viva. C'è ancora chi ha memoria del disegno che era stato fatto su questa città e non concordo con chi dice che non c'è un disegno su questa città, c'è un disegno invece fortissimo che si è opposto al primo sacco della città degli anni 60, che ha visto protagonisti innanzitutto i cittadini, perché dobbiamo ragionare su un dato, questa è una città in cui i cittadini hanno venduto i valori storici per mancanza forse di conoscenza, di cultura, per necessità economica, ma il sacco è stato perpetrato dai cittadini che hanno distrutto i valori storici di questa città al 70%. Una seconda generazione ne ha preso coscienza, una generazione che qui vediamo rappresentata, che ha il merito di aver portato avanti un'azione di recupero, che aveva disegnato questa città, che ne aveva bloccato appunto il consumo di suolo, l'allargarsi verso la bronda lagunare, che con progetti, se ne parlava qualche sera fa al Forum del Verde, che con progetti di recupero, di riforestazione, di disinquinamento, hanno creato il Bosco di Mestre, il Parco di San Giuliano, il Parco della Laguna, che avevano in mente poi quello che poi si è realizzato, anche il recupero di Altobello, dell'Arsenale, e potrei sciorinare tutta una serie di operazioni che erano state immaginate. È mancata la capacità probabilmente politica di portarle avanti, quello che è mancato di sicuro sono stati i soldi, perché queste azioni sono azioni molto costose e noi ne abbiamo potuto, il Comune ha potuto beneficiare della legge speciale fino a un certo punto, poi è storia, è stato tutto inglobato nelle spese per il MOSE, ma c'è un disegno, se guardiamo bene e se riscopriamo quello che è ancora possibile fare, io penso che non tutto è perduto, si può bloccare come diceva Monica, il consumo selvaggio dell'ultimo tratto della bronda lagunare, si può impedire, dopo probabilmente ne parlerà Ilenia, si può impedire la costruzione di scempi edilizi e disastri urbanistici, c'è bisogno, come diceva Monica, che la gente torni a comprendere che questa nostra città siamo noi. Penso che le donne sono le persone che hanno più in questo momento in città, lo vediamo nei fatti, sono scese veramente in campo e in piazza e stanno cercando di organizzarsi. Ci sono delle cose che secondo me vanno dette, tutto questo avviene senza il rispetto della legalità. Non c'è solo un deficit, come diceva Monica, di partecipazione democratica, c'è un deficit di legalità in questa città. È un tema che io sollevo dal 2018, quando ho preso atto di come viene portato avanti l'attacco al Parco di San Giuliano, nel totale disprezzo delle norme. Norme che esistono, che ci tutelano, che diversamente dal 1917-21 poi, in questo il parallelo secondo me regge fino a un certo punto, norme che allora non esistevano e hanno permesso. Oggi queste norme esistono. Queste norme vanno fatte rispettare. Io credo, e sono determinata in questo, credo che sia arrivato anche il momento di dichiarare questa cosa, di portarla all'attenzione. Vedo che la stampa nazionale finalmente sta sollevando un po'
po' il velo e ci propone un'immagine e dei dati che sono veramente sconcertanti, ma c'è anche un deficit di legalità. Ultimo dato dello studio della Casalicco, le donne sono meno corruttibili degli uomini, cioè i dati scientifici ci dicono che è più pacifista. Quindi ecco perché io sono convinta che una donna sindaca a Mestre e Venezia in questo momento ci starebbe. Allora. Sei stata tirata per i capelli. Buongiorno, grazie a Michele Guat per questo invito, di cui sono estremamente lusingata. Io sono la meno esperta qua, probabilmente la più novellina, tra l'altro io sono nata a Jesolo e sono qua a Mestre da 7 anni. E quindi io ho scelto Mestre, diciamo, e la amo moltissimo, ci ho conosciuto le persone più care e soprattutto i colleghi di lavoro e la gente che ho conosciuto in politica nell'ultimo anno non ha prezzo davvero. E sono in municipalità, ho l'onore di sedere vicino a Michele Boato virtualmente perché siamo in streaming. Sediamo sugli schermi dei sì. nostri apparecchi per il momento, fino a tutto il 2021. E municipalità che, ricordiamolo, da questa giunta nel quinquennio precedente è stata privata dalle deleghe e quindi noi siamo lì a chiacchierare, a votare con risultati spesso prevedibili anche, però abbiamo le mani legate, diciamo, le avevamo anche 5 anni nei 5 anni precedenti, quando era diversa, diciamo, la maggioranza nella municipalità, perché senza le deleghe non si può fare niente, ecco. E inoltre sono parte del comitato del villaggio San Marco, che si sta spendendo anche proprio economicamente per il ricorso al TAR, per questa orrenda torre che vogliono costruirci su un ex campo da calcio, che era verde pubblico attrezzato questo terreno, e adesso ci vogliono costruire 75 metri di torre più un'area commerciale. E con iniziative adesso di autofinanziamento stiamo andando avanti per la nostra battaglia. Però ecco, io anche voglio cogliere il messaggio di questo libricino che io ho letto con molta tenerezza e molta speranza, diciamo, perché c'è una visione in questo libricino, una visione per la città e per il mondo. Ed è questo che, a cui noi dobbiamo aspirare, cioè sappiamo che le cose non vanno bene, ma come vogliamo che vadano? E dobbiamo essere tutti d'accordo e tutti uniti su questo. Cioè, noi vogliamo che questo sia un posto dove la gente non scappa, ma viene a vivere. Invece nell'ultimo anno 1000 persone sono andate via anche da qua, 1000 persone della mia età, con bambini piccoli, hanno preferito andare a abitare a Martellago, a Maerne, da Spinea, e perché? Perché qua non trovano i servizi di cui hanno bisogno. Io quando sono venuta qua da Jesolo ho detto: guarda che bello, c'ho i musei civici gratis, e c'ho i trasporti, non mi serve la macchina. E adesso con la pandemia entrambe le cose hanno iniziato a togliercele piano piano, quindi qua sotto il naso ci stanno togliendo le cose che sempre abbiamo avuto, e noi dobbiamo difenderle e trovare una maniera comune di difenderle, ecco. Questo volevo dirvi. Grazie. Francesca? Ma è Maria Rosa. Per me questo giro è come una cura ricostituente.
Devo dire, partendo dalla mancanza di speranza, io facevo parte di quel gruppo che si chiamava L'altra città possibile e ne abbiamo con Monica pensato di idee e cercato di mettere insieme idee, ma la capacità di aggregazione di questa, anche di quelli bravi che si occupano di questo e quell'altro è modesta. Trovare il modo di fare insieme è difficile. L'altro giorno sono stata alla commemorazione di Bettini a Loiuova. Voi non so se conoscete Bettini, ma Bettini per Loiuova e per la cultura ecologista italiana è stata una persona molto rilevante, è stato quello che ha introdotto l'ecologia urbana. E lì c'era una foltissima schiera di suoi pulcini che sono nati sul cammino di Santiago, il cammino di qui, il cammino di là, cioè questa idea di conoscere il mondo passandoci, guardando, leggendo, raccontandosi reciprocamente quello che vedevano. Quindi un modo di far emergere la cultura e farla interiorizzare attivamente. Da quella esperienza, lui è morto l'anno scorso, e sulla sua scia è nata un'associazione che si chiama Camminare, Leggere, Sentire. Camminare, Leggere, Sentire. Cioè quest'idea di costruire una capacità di lettura comune da cui far emergere progetti attraverso il camminare, andare, vedere, conoscere, leggere, quindi istruirsi, non è che tutto cala dal cielo, e sentire. C'è tutta questa, diciamo, questa idea che l'ambiente è una cosa che tiene insieme gli uomini, la natura, gli animali, il verde, ma anche il suono dell'acqua, il suono del... Insomma, questa idea del sentire come cogliere. Allora, ieri Giacomini diceva, i giovani ci sono, solo che non stanno con noi. Forse siamo noi che non stiamo con loro. Riusciremmo sulla gronda, ad esempio, che è talmente evidente che quello che sta succedendo di stravolgimento del disegno che c'era e che aveva un'intelligenza e che a mio parere, Monica, mi perdoni, io sono tra quelli che sostengono che Venezia storica senza Mestre oggi non ha senso e la Gronda era l'interfaccia tra i due, quel tramite di valore per l'uno e valore per l'altro, quel tramite di compensazione reciproca. Allora, facciamo coi giovani la passeggiata sul modello di quello che adesso chiamano il Living Lab, non so perché devono essere detti in inglese, però il Living Lab è un modo di mettere insieme pubblico e privato, non è solo il pubblico che lo fa e non è solo il privato antagonista che lo fa, coinvolgere i giovani che sono i protagonisti, ma anche tutti quelli che hanno interesse, il commercio, soprattutto tutto quello che è legato all'ambiente, al verde, all'agricoltura, a tipi di agricoltura specifici. E nel Living Lab costruire insieme con una struttura della decisione. Non mi stancherò mai di ripetere che la partecipazione fatta come l'abbiamo fatta anche nei momenti buoni non serve a niente, serve a informarsi e vi finisce. Non so se avete mai riflettuto, ma quando si partecipa a decidere, e la partecipazione deve essere partecipazione a decidere quello che si fa, in quel momento in cui si partecipa a decidere, quelli che decidono
e che assentono quella decisione sono quelli che sono disposti a cambiare i loro comportamenti perché la loro decisione consegue gli obiettivi per cui è stata presa. Allora è un profondo modo di cambiare il processo decisionale. Non solo il momento magico in cui si decide e lì già c'è molto da fare, ma la conseguenza della decisione e quindi l'impegno di quelli coinvolti a organizzare i loro comportamenti per. E questo dà il senso nel Living Lab alla presenza di tutti gli operatori, che siano agricoltori, che siano proprietari terrieri, che siano rappresentanti di tutte le attività, e i giovani, che sono quelli che andranno a distribuirsi in tutte queste attività. Dove è stato fatto? È stato fatto in altri, mi viene da dire in altri mondi, in altri paesi, ha avuto innegabile successo. E ha avuto innegabile successo su, non su una città, su pezzetti, su luoghi, il parco di San Giuliano, su luoghi che hanno una loro identità, un loro confine, una loro capacità di esprimere desideri e possibilità di evoluzione. Perché non lo facciamo sulla gronda? Perché non mettiamo insieme i pili? I pili. I pili lo facciamo. Beh, i pili. No, però i pili già mi fa girare. Non so, io non ho organismi maschili, perché non so cosa mi fa girare. Ma mi fa girare perché lì c'è un conflitto di interessi e, come diceva prima Anna Forte, uno sfregio alla legalità, alle istituzioni. Al modo di condurre, così evidente che mi pare incredibile che siamo ancora qui a discuterne. Cioè lì c'è qualcuno che mette in galera, ha detto tra noi. Ma ecco perché bisogna passare alla legalità. Certamente sì. Senza deviare, una delle cose che di cui mi incolpavo sempre suo fratello Stefano, con cui ho collaborato per molti anni, era questa idea che tutto andava risolto dalla magistratura. No, non è vero che tutto va risolto. C'è una attività politica prima di arrivare alla magistratura, c'è un'attività di costruzione di quello che si deve fare. Allora concluderei dicendo che tutte le cose che avete detto sono assolutamente d'accordo. Questa egemonia dell'economia non è tanto l'egemonia turistica, che è evidente che c'è, ma l'economia immobiliare. Questa città punta sull'economia immobiliare come negli anni 60. È il secondo sacco di mestre. E se andate a vedere questi gnocchi di speculazione, dove sono concentrati? Nei luoghi dove la rendita è elevata e dove si possono sfruttare le occasioni nate dagli investimenti pubblici per andare a Venezia. La stazione di Mestre, tutto Tessera. Io mi aspetto con molta rapidità la rinascita della mitica sul lagunare, perché Tessera avrà senso perché c'è la sul lagunare. Allora, tre mesi fa l'articolo in Costa su Italy che la ripropone. Certo. Quello che vorrei qua che si registra e che venga, una delle cose di cui dovremmo essere veramente capaci di esprimere, capaci di documentare, è che l'economia immobiliare, che mette la rendita come senso dell'azione, è un furto rispetto ai diritti della popolazione, perché quelle rendite sono fatte sull'esistenza della ferrovia, che certo non è finanziata dagli albergatori tedeschi che costruiscono intorno alla stazione ferroviaria. Questi si appropriano di un vantaggio che deriva dall'esserci la ferrovia e che sarebbe diritto dei cittadini di
utilizzare. Si chiama esproprio la rendita. E quindi c'è bisogno di un, prima di spiegare, secondo di far capire l'entità e il danno di quel furto, e poi di dire che intorno alla stazione di Mestre non dovrebbero esserci gli alberghi per i poveracci che non possono pagarsi la residenza a Venezia, ma dovrebbe esserci l'attrezzatura per Mestre, perché Mestre, io sono qui da tanti anni e mi ricordo i primi piano compressori a Pianependo, dove Mestre aspirava a diventare una città, ma non è una città, un paesetto cresciuto con molti problemi di tutti i tipi. Oggi uno che va a Mestre è una città, ed è una città che ha diritto di essere servita, bella, non so come dire, di un tono urbano elevato, che può avere. Finisco solo, io mi invaghisco, poi mi deprimo, a me l'età. Delle cose di cui mi ero invaghita nella campagna elettorale era la cosiddetta città di prossimità, cioè l'idea di una città veramente costruita su un nuovo parametro, che non era quello del centro, periferie e grandi spostamenti per vivere, ma era di prossimità, dove almeno alcuni tipi di servizi fossero talmente vicini, talmente diffusi, talmente bene, da non aver bisogno di mezzi di trasporto che non fossero i piedi o la bicicletta per raggiungerli. Questo si sta facendo in tutte, portavo Parigi come elemento e naturalmente sbeffeggiata, ma come, lascia perdere Parigi, siamo Mestre. Se fate il salto di scala e passate da Parigi a Milano, io sono milanese di mio, e Milano sta facendo questo, introducendo una cosa che si chiama tactical urbanism, urbanismo tattico. L'urbanismo tattico è una roba che deve costare poco, una roba di vernici per terra, non di grandi spostamenti, che deve essere rapido da fare, che deve essere rapidamente smontabile se non funziona. Quindi una trasformazione dello spazio tattico per, diciamo, sperimentare come può essere. Coi cittadini abbiamo visto quali sono i servizi che mancano, e i servizi che mancano in quasi tutte le città sono i luoghi per stare insieme, i luoghi per parlare, la piazza come ritrovo, le cose che dicevi. Quindi benissimo, facciamocela a vernici per terra. Se andate a cliccate sul sito del Comune di Milano, c'è una strategia che si chiama Piazze Aperte. Piazze aperte, tutte le piazze periferiche, snodi, di Poschia, averniciate per terra, fioriere, deviazione del traffico di attraversamento, installazione di ping pong, un successo strepitoso. La piazza tattica diventa piazza permanente perché ha intercettato i bisogni, i desideri e la funzione giusta. E adesso si è passati alle strade aperte, che vuol dire togliere le macchine al posto dei parcheggi, fare spazi per i pedoni, per le attività che sono lì, rivedere la dotazione di spazi delle attività facciate sulla strada per dare spazi, restringendo il posto per le automobili. Certamente il patito dell'automobile, o anche quello, diciamolo più onestamente, che ha bisogno dell'automobile, deve avere la sua possibilità. Ma capire che se cambia comportamento può avere altre possibilità. Succede dappertutto. Ultima, veramente ultima. Sapete cos'è Mondeggi? Mondeggi, no. No. Mondeggi è una villa cinquecentesca con immensa proprietà agricola vicino a Firenze, che era della provincia,
e faceva parte come la torre del villaggio San Marco di luoghi abbandonati, perché la provincia non era in grado, luoghi abbandonati. C'è stata un'occupazione illegale da parte di gruppi di giovani che hanno cominciato a coltivare e a dividere con la popolazione accanto l'olio, la frutta, insomma, i risultati della loro coltivazione. Quindi un consenso popolare vero. Naturalmente il comune di Firenze, a cui quella cosa appartiene, non ne voleva sapere, chiama la polizia. Tutto quello che di cattivo può essere fatto è stato fatto. Bene, oggi, siccome la città di Firenze ha i soldi del recovery plan, investe su Mondeggi e investe per confermare e per valorizzare l'azione di questi gruppi di giovani, ovviamente integrati, hanno l'apporto dell'Università di Firenze di Agricoltura, per fare Mondeggi un caso di pubblico, privato e ambiente di grande peso. Perché non anche qua? In taccia. Da va bene la... No, le cose che volevo segnalare, che poi potete prendere sull'81, c'è la città dei 15 minuti, in particolare Parigi, e sull'80 c'è Milano anche. Ecco, se volete qualcosa, siccome... Le metto qua dopo se volete. Ho questa vecchia... E anche nella vecchiaia resta l'abitudine a voler fare lezione. Se avete voglia di fare qualche... focus, per no, io volevo dire caso, una cosa su questa cosa che hai detto dei 15 minuti, Michele, volevo soltanto il collegamento per il discorso femminile come rappresentanza politica si lega secondo me tantissimo a questa idea della città in un quarto d'ora. Perché il fatto che le donne siano le protagoniste anche della cura, non solo familiare, c'è il lavoro, ma anche il fatto di dover mettere il bambino all'asilo, piuttosto che, ecco, per esempio il problema degli asili è un problema fondamentale nella nostra città e come in altre città manca un sostegno pubblico agli asili ed è fondamentale per le donne, cioè le donne sanno che cosa vuol dire la quotidianità ed è per questo che politicamente a volte sono più concentrate nella visione di una città che possa fornire dei servizi a portata di mano della famiglia e della vita comune, diciamo, tendono di più a vivere non di rotonda in rotonda dentro la macchina per incontrare il compagno di affari, ma per gestire la vita quotidiana. Quindi adesso non per, ovviamente questo non significa che la figura femminile deve sempre essere vista in chiave della famiglia, eccetera, perché no. Però anche il fatto dell'asilo non è solo visto in chiave della famiglia, perché una donna che ha dei servizi per l'infanzia adeguati può lavorare, per esempio, sì, e può avere una vita diversa e quindi l'elettricità in un quarto d'ora è proprio secondo me l'anello di collegamento con l'idea femminile di gestione della città. Questo si collega moltissimo con... Leda, spostati di serie così tu ti vedi un po' meglio. Allora, io sono nata e vissuta in una realtà femminile dove le relazioni, dalle relazioni nascevano conquiste, reciproco aiuto, le persone venivano avvicinate, era tutto curato da queste donne di casa, sette delle persone che abitano vicino a casa mia, mantenendo questo tipo di conoscenze, di saperi, di cultura, anche codificati dopo, successivamente, dalla scuola infermieri, ma ancora adesso, nei modi di dire di mia madre e nelle azioni che faceva mia madre, curandosi in un certo modo, io sono andata a verificare la ragione scientifica
e fisiologica del perché lei, per esempio, si mettesse sulla fronte piuttosto che in un'altra parte un certo tipo di impacco, no? Questi saperi sono stati negli anni frutto di conquiste molto importanti, e quando c'era la socialità, poi c'è stata la nascita dei piani di zona nel fine anni 2000 come realizzazione di norme conquistate, la 229 della BIND, della legge BIND, e la 338 della legge Turco, che prevedeva tavoli condivisi alla programmazione dei bisogni sia sanitari che sociosanitari per le varie aree delle condizioni umane più fragili, sofferenza mentale, anziani, bambini, persone disabili, minori. Ecco, è andata via via scemando con questa, anzi è stato proprio un trauma per me, no? La distruzione della condivisione della socialità con la fine della consulta di salute decretata da, da questa amministrazione. Poi gli ultimi due anni sono stati un'ulteriore distruzione della socialità e tutto quello che avevamo fatto privatamente con i gruppi, con le relazioni, come ad esempio la presenza nelle strutture per disabili di una socialità esterna che andasse a portare attività, che andasse a festeggiare i compleanni, con musicanti che venivano gratuiti, con il ballo fuori della cosa. Adesso è stato da questa diciamo cosiddetta pandemia, che i dati non ci sono, però viene continuamente chiamata in questo modo, è stata totalmente distrutta. Io vedo dal mio punto di vista non solo della salute ma della socialità l'impossibilità di fare qualcosa di pubblico e di condiviso. Tutto quello che oggi le persone possono avere e conquistare è tutto privato. Altrimenti tu devi sottostare alla separazione, alla divisione, all'abbandono. Faccio l'esempio della mia prima notte in fabbrica per includere a me, che lavoravo in una fabbrica chimica, per far mangiare in mensa in inverno quei poveri disgraziati di lavoratori delle imprese che mangiavano il freddo fuori col tegamino freddo, nessuno lo scaldava. Sono stata io come donna a stimolare i miei compagni, pur bravi, pur sociali, ma non vedevano, o meglio vedevano ma non arrivavano al dunque. Allora, prima delle norme e delle leggi c'è la visione e la presa in carico del bisogno delle persone, della condizione umana. Se io non fossi andata in questi due anni con 10 autodichiarazioni fasulle, comprando 10 cose in 10 negozi diversi, prossimali alle persone che io volevo e dovevo andare a visitare, persone intelligenti, colte, capaci di programmare la vita, però sole. Oggi la realtà sociale che noi abbiamo è mononucleare, tante persone vivono sole. O creiamo relazioni sociali, umane, rete di vicinato, prossimità in tutti i modi, dall'urbanistica e carichette in campo, sotto casa vengono distrutti tutti gli spazi prossimali delle persone, sistematicamente. Infatti il mio cuore è nella condizione umana, perché se le persone non sono a loro agio, non stanno bene, io sto male. Cioè devo arrivare a quelle persone là, no? E il fatto è l'urbanistica, perché sono state entrambe conquiste delle relazioni sociali umane. Allora, io dico che questa privatizzazione priva il pubblico, questa dovuta. Un'altra conquista che ho fatto è entrare come mamma di un bambino prematuro e dismaturo, molto molto grave, molto delicato, è di entrare a dare il mio latte, faticosamente mantenuto, pochissimo, in neonatologia di Padova. E lì ho aperto uno spazio, un altro spazio in pediatria mestre, perché le mamme venivano allontanate durante l'orario, il giro medici, e a lasciare un bambino da solo, senza nessuno, in una stanza con altri 5 bambini, senza un genitore almeno, vi lascio immaginare le urla e la sedazione, pratica che veniva e viene ancora attuata. Non come prima, perché le mani in qualche modo, però col Covid viene attuata anche questa pratica. Chi ha il pass, metodo indiretto dell'obbligo, anche se non è sancito dalle leggi, chi ha il pass va ad assistere il suo bambino, e chi non ce l'ha
non c'entra, è neanche il proprio malato. Io sto, ho dei gruppi di salute da sempre, prima erano prossimali, sono estesi, sono diventati tantissimi in questo periodo. E faccio gruppi di autoaiuto, reciproco aiuto, dappertutto, da Padova, Treviso, eccetera. Con un lavoro immenso, che per fortuna c'è Telegram, che rispondo di notte e di mattina presto alle urgenze, altrimenti sarebbero persone che non potrebbero neanche andare in pronto soccorso, altrimenti dovrebbero consegnare il loro bambino lì e andarsene via. Una cosa di un dolore per me immenso. Ecco, allora, non entro nel merito perché non posso. Io dico solo che un'amministrazione dovrebbe prendere atto e andare a verificare e ascoltare i cittadini di quelli che sono gli effetti anche sulla salute. 9 mesi per aspettare una visita cardiologica, 9 mesi. E per un'operazione d'ernia non se ne parla proprio. Allora, qual è il prezzo che abbiamo pagato in termini di salute vera, di socialità, di servizi pubblici? Perché se tu mi mandi via i migliori, che sono quelli pensanti, tu mi mandi via, mi cacci i medici che hanno visitato i pazienti in continuazione in questo periodo e giustifichi come ordine dei medici, e nessuno dice niente, quelli che non visitano le persone, perché non si sa, non quelli non vaccinati, ma non visitano, non vanno a casa delle persone, non vanno a casa delle persone, e obbligando altri medici a livello internazionale a creare circuiti per telefono delle persone. Questo io lo trovo, non lo so, fantascienza lo trovo dal punto di vista. Allora, entrando in terra, la sanità pubblica e privata delle teste migliori, io vedo, ne conosco, conosco tantissime infermiere, conosco tantissimi medici, il Risi nei media, il Risi, li conosco personalmente, quanto sono gli unici che rispondono anche al telefono, quelli che conosco io e che sono cacciati fuori. Priviamo la sanità pubblica delle teste migliori, priviamo e non mettiamo in atto, secondo me, l'unica possibilità di realizzazione del nuovo, che è la relazione umana, la socialità. Io avevo i pensatoi, erano i bar, chiusi i bar. Io ho fatto il giro di tutti i bar quando li hanno riaperti, con le lacrime agli occhi, ringraziandoli, grazie di essere aperti, di averlo aperto, a tutti quelli che erano i miei pensatoi, grazie di essere aperti, grazie di essere aperti. Senza socialità non c'è umanità, non c'è possibilità di futuro. Allora, io chiedo alla prossima amministrazione, ascolto, perché non sanno quello che succede. Vi chiedo anche quante commissioni sanità sono state fatte in questi anni. Stendiamo un velo pietoso, questo ve lo chiedo, quanti, il numero. Stendiamo un velo pietoso sui tavoli condivisi, sugli abbandoni, chiusi, sono chiusi dentro le strutture questi ragazzi, sapete, sono chiusi dentro. In balia di operatori frustrati. E le mie amiche cosa mi raccontano di quello che succede in ospedale, dei silenzi di chi ha effetti collaterali, non vengono neanche fra gli operatori obbligati se non muoiono di fame. E a me che cosa torna da ricovero in ospedale quando tornano a casa? Mi tornano tutto quello che non è curato, le gambe flesse, le piaghe sui talloni. E poi quando c'è un infarto che sta per essere compensato, non riesco a compensare a casa, arrivano i familiari divisi fra di loro, le famiglie divise, la moglie senza mascherina e le altre con la mascherina, divisione in famiglia. Vengono ricoverati e sapete cosa succede? Quello che già cominciava a succedere negli ultimi anni? La sedazione anziché la cura, la sedazione. Se tu chiedi a uno, hai dolori, vuoi la sedazione? Le persone non capiscono cosa vuol dire la sedazione, vuol dire che ti passi i dolori. E invece viene messo in morfina e muoiono dopo 2 giorni. Questo vedo. Io mia madre mi ha abituato alla sera, da piccola, quando succedeva qualcosa, a pregare per... non hanno ancora capito, che diciamo una preghiera, la speranza che cambi. Io vedo tutto questo come una malattia culturale, una malattia sociale, una malattia umana, una malattia da curare. Quindi non ho odio, non ho rabbia, non ho niente, lavoro nel presente. E mi guardo tutte le bellezze che ancora ci sono oggi, senza immaginare il futuro, perché se no muoio. Io vi chiedo l'ascolto delle persone, qualche tavolo condiviso, come che voi, in piazza, senza mascherina, anche mascherina, come che voi, ma ascoltate le persone
e ponetevi il problema della socialità nei luoghi della vita delle persone e di quelle mamme che oggi devono consegnare il bambino in pronto soccorso e andarsene, perché pensano di essere l'unico reddito della famiglia, che se loro stanno male, come tutti quelli che io ho visto stare male in questi anni, non c'è neanche quel reddito là. Grazie. Allora, io tornerei un attimo al discorso iniziale della segnata ecologista, discorso che a me va benissimo, premetto, però il problema secondo me è diverso. Dobbiamo trovare una persona, che può essere un uomo o meglio una donna, ma una persona che sia catalizzante, perché non possiamo a tutti i costi, perché così perdiamo, abbiamo visto, continuare a dividere. Certo, certe posizioni che sono analoghe a quelle di Brugnaro creano divisioni di fatto, perché applaudire alle navi a Marghera da parte dell'ex candidato dell'opposizione, secondo me è travolgente, vuol dire io la penso uguale e Brugnaro ha ragione. Brugnaro cosa dice? Non vuole la democrazia, l'ha detto chiaramente al Festival della Politica, bisogna limitare la democrazia perché un progetto deciso dalla maggioranza non deve avere ostacoli. E tutti devono collaborare per attuare questo progetto. Questa ovviamente è la sua massima aspirazione. E quindi non aprirà più luoghi di incontro, perché lui non vuole l'incontro dei cittadini, vuole che i cittadini siano disinformati, vuole che i cittadini dicano, vabbè, se io penso che vada bene, io voto. E questo è stato il refrain sentito in campagna elettorale. Ah, ma Brugnaro fa le cose e voi non avete fatto mai niente. E quindi già questo era sintomatico. Un'altra cosa è bisogna fare opposizione, ma opposizione nella città, perché abbiamo grossi problemi di comunicazione. Non riusciamo più a comunicare con i cittadini. La stragrande maggioranza dice che non gli interessa niente quello che diciamo. E preferisce Brugnaro o non vota, perché mi pare che gli astenuti siano stati quasi del 40%, per cui non votano e quelli potevano essere determinanti nel spostare il voto da una parte o dall'altra. Quindi questo è da fare. Poi se si trova un candidato che sia talmente abile, talmente autorevole, da autorevolezza non si è di origine, si crea, da coalizzare tutte le forze che non appoggiano Brugnaro, e questo sarebbe l'ideale, però bisogna lavorarci signori, perché il 2025 è praticamente domani, ci siamo fatti trovare impreparati sulle elezioni, non è stata fatta campagna elettorale, perché inutile dire, io abito a Paolo si diceva, ma tanto Brugnaro ha già vinto, la gente vuole Brugnaro, eccetera, perché a questo punto non si riesce a combinare niente. Ricordo che fino al 2020 la maggioranza a Faura ce l'avevo lì e non di corto. E questa è la situazione. Bisogna cercare il progetto e le idee della Maria Rosa sono fantastiche come al solito. Bisogna cercare di attuarle, partire dalla Ronda, va bene, però io mi sfido ad andare a Campalto, che è il quartiere che è sulla Ronda, a fare discorsi sulla Ronda. Non so che ritorno si abbia. Oltre al fatto che a Campalto ormai vivono anche parecchi cittadini stranieri, o ancora stranieri o di origine straniera, quindi anche quello è una platea da interessare, perché non siamo mai riusciti a coinvolgerli. Loro lavorano e basta. Le donne, se non stanno a casa, lavorano, fanno le domestiche, e quindi che cosa si riesce a fare? Bisogna riuscire a incidere anche su questo. Persone disponibili ce ne sono, perché se ne sono trovate sempre. Bisogna cercare di farlo. Per esempio anche il discorso del cappio. È bastato che una donna, purtroppo, di Forza Italia andasse a Dese dopo due assemblee a dire ma tanto vi riempiremo di soldi tutti, questi ben contenti la votano Brugnaro. Cioè, ma signori miei, se non si è presenti, se non si è sul prezzo, non si riesce a incidere. Cioè, è inutile spiegargli che il cappio sarà dannoso per tutti, che in realtà gli indennizzi sono previsti solo per gli espropri e non per gli altri. Perché secondo me hai quasi perso il treno, certo si può provare, il
progetto per esempio di fare lo stesso tipo di collegamento di superficie potrebbe essere un'alternativa vera che riesce, però bisogna pubblicizzarlo, noi non riusciamo più a pubblicizzare. Quando facciamo gli incontri ci troviamo quasi sempre tra di noi e ci raccontiamo le stesse cose dove siamo tutti più o meno d'accordo. Anche questo è una cosa, un metodo da cambiare, bisogna andare in loco e fare sempre in loco. L'esempio di Viale San Marco è un esempio che potrebbe essere calzante, vengono fatti addirittura assemblee di piazza, no? E questo coinvolge più o meno le persone, anche se ricordo che in Viale San Marco è lotta a pugnale. Bravo. E quindi potrebbe essere un cambiamento di tendenza. Se lo sono voluto, quindi sarebbe da dire, lo siete voluto, prendetevi i 75 metri di casamento e state zitti. Non è così che si fa l'azione. Poi ha chiamato la star dell'urbanismo. In realtà questi non vogliono la discussione, perché sanno che c'è il conflitto di interesse, visto che l'artefice del grattacielo sarà uno sponsor della Rai, tra l'altro plurifallito in passato, quindi è anche un personaggio alquanto criticabile. È lo stesso discorso per i supermercati di Alice e Promestre, perché si dice che il commercio è in deperimento, se riapre il supermercato all'ex Umberto I, sarà tutti. Chiuso, non se ne parla, resterà aperto qualche ristorante, qualche bar, ma i negozi di vicinato chiudono tutti nell'arco di pochissimo tempo, anche perché lì c'è il problema che gli affitti sono alti e quindi l'attività commerciale deve sospendersi. Se paghi più di affitto di quello che incassi, chiudi e vai a casa, perché è abbastanza semplice questo, anche perché ormai i commercianti sono abbastanza anziani e quindi teoricamente possono anche ritirarsi e godersi della pensione e dei redditi che hanno avuto in tempi minori. Quindi questo è il discorso, bisogna confrontarsi e cominciare da adesso, come dice sempre Stefano Duato, da domani, e cominciare da domani, anzi da oggi, da stasera, a confrontarsi con la popolazione. Perché è là il discorso, signori miei, può essere un candidato sindaco uomo o donna, se non è credibile, non lo votano. Se è la bella coppia di Brugnaro, votano Brugnaro o Venturini, chi sarà il suo successore. Tra l'altro Venturini è anche l'appoggio della famiglia molto forte e quindi questo sarà anche difficile da scansare. Per cui queste sono le cose da fare, signori miei, non c'è tempo da perdere. C'è tempo da andare avanti in modo deciso, però bisogna trovare le persone che facciano questo, che non è facile. Perché ricordate che poi si vota il sindaco, non si votano i programmi, non si votano i partiti, si vota il sindaco. E quindi il sindaco, il candidato sindaco, deve essere autorevole. Altrimenti si perde, perché loro hanno i soldi, hanno le persone che li sostengono e hanno una condivisione generale sui progetti che a me spaventa. Grazie. Maria Laura, c'è. Allora, le donne sono molto pratiche, quindi tutto quello che è stato detto è veramente molto interessante. Io sono l'unica qua dentro forse che vuole tirarsi fuori da un discorso partitico, perché io rappresento, come dicevo prima, un ampio arco, quindi da destra a sinistra, quindi io, come dicevo prima, lavoriamo per la città. Allora io ritorno all'impostazione del racconto di Michele. Che cosa serve per avere un candidato sindaco donna e poi auspicabilmente una sindaca donna? Occorre pensare a che cosa serve per lavorarci e poi appunto diventarlo. Allora io ho buttato giù qualche idea che mi ero già fatta naturalmente precedentemente. Allora, a mio parere ci vuole giustamente una persona autorevole, quindi non una persona che viene fuori all'ultimo momento, perché ci vuole una persona che abbia comunque contatto con il territorio, che abbia già, a mio parere, dato prova di essere anche un buon amministratore, perché noi affidiamo non solo le nostre vite, diciamo così, ma anche i nostri soldi, perché sì, con le nostre tasse comunali noi poi dobbiamo avere i servizi relativi. E dobbiamo avere una persona che sia in grado di relazionarsi con la gente, quindi l'ascolto, che è fondamentale, lo dico in continuazione,
e non solo ascoltare, però far comprendere, perché un conto è sentire, ascoltare, ma un conto è anche comprendere e quindi mettersi dall'altra parte della barricata tante volte. Tanto è vero che secondo me una futura sindaca non dovrebbe avere e circondarsi solamente di persone della sua parte politica o di chi la pensa come lei, ma anzi bisognerebbe che avesse delle persone che contrappongano le sue idee per creare sempre delle nuove idee, quindi anche capire che cosa c'è dall'altra parte, le ragioni degli altri, perché nessuno ha la verità in tasca, per cui se io la penso in un modo, se ho vicino a me una persona che non la pensa come me ma che mi fa capire il punto di vista degli altri, è un arricchimento, non è una mortificazione della mia persona, quindi questo è già un principio secondo me fondamentale. Poi abbiamo detto il comune unico, però anche i più accaniti sostenitori del comune unico, io ho visto che in questo periodo si sono finalmente resi conto che le realtà sono diverse tra Venezia e Città d'Acqua e Mestre della Terraferma. Nessuno può dire che sia la stessa cosa, non esiste. Che poi ci siano degli interessi per cui, come diceva Maria Rosa, Venezia senza Mestre o Mestre, come dicono altri, Mestre senza Venezia, niente, queste sono cose ideologiche e che non c'entrano niente con la realtà della vita. Quindi a mio parere bisognerebbe che ci fosse, per me, una sindaca, ma poi due persone specifiche che si potessero interessare, una per la Città d'Acqua e una per la terraferma, perché i problemi sono immensi. Quindi un prosindaco per Mestre, un prosindaco per Venezia. Ma non per dire sì, Mestre ha bisogno di questo, Venezia bisogna, con poteri anche economici, quindi per prendere delle iniziative anche economiche per la propria comunità. Questo l'avevamo anche già detto quando facevamo le interviste delle elettorali. Poi a me piacerebbe che ci fosse tutta gente locale. Perché noi abbiamo dovuto esprimere delle persone come assessori o come anche altri tipi di persone che vengono da fuori? Non è possibile. Siamo quante centinaia di anni siamo? È possibile che non ci siano delle persone che siano in grado di espletare dei lavori importanti e che siano, anche se non sono nate qui, ma che siano prossime alla nostra città? Questo non è possibile, che non deve essere così, questo naturalmente mi appare. Io poi proporrei, contrariamente a quello che viene descritto da Carla, proporrei che almeno che in campagna elettorale ci fossero già delle figure individuabili e individuate che potrebbero affiancare questa ipotetica candidata a sindaco. Perché è vero che la gente vota il sindaco, ma vota anche un po' la squadra, perché è inutile aspettare, vediamo con chi poi farò le alleanze, vediamo chi è che mi prenderò. A mio parere, almeno metà della squadra, un candidato sindaco dovrebbe individuarla, sempre persone che abbiano comunque un proprio perché nel territorio. Quindi comune. Non ha bisogno della squadra. Io sono di idee diverse, quindi, ma non ne faccio una questione partitica. Poi, quindi appunto un progetto per le due città, a breve, medio e lungo termine, come dicevamo prima, e io ho avuto un'esperienza bellissima di 10 anni di presidenza in un importante ente pubblico di Venezia che trattava appunto sociale. Però ero anche presidente e quindi anche con la responsabilità oggettiva del capitale che era di proprietà di questo ente. E a parte questo, noi trattavamo diciamo, la tutela dei bambini. Allora, a mio parere, il fulcro di ogni progetto elettorale dovrebbe partire dal bambino. Perché se ci pensate, il benessere del bambino è il benessere della famiglia e il benessere poi a cascata di tutta la collettività. Perché partendo dal benessere del bambino, quindi come diceva Monica, gli asili nido, l'assistenza, la possibilità delle mamme di lavorare, l'ambiente che deve accogliere il bambino, che quindi deve essere assolutamente buono, di buona qualità, la viabilità, la salute assolutamente, e quindi
sarà magari utopistico, però dico il bambino per dire che si deve partire da qualche cosa. Invece di partire dai grandi sistemi, io partirei dall'essere tra l'altro più indifeso e che non vota, perché rendiamoci conto che i bambini non votano, quindi noi abbiamo il triplo di responsabilità pensando alle future generazioni, e quindi io credo che una donna sindaco, una sindaca, sarebbe l'ideale per poter vedere e partire da una prospettiva completamente diversa. E poi tutte le idee che sono state, appunto, sono perfettamente d'accordo sugli sbocchi di Firenze, anche per esempio con la manifattura Tabacchi, questa è una riqualificazione eccezionale, o anche a Milano, la stessa cosa si potrebbe anche fare qua, perché i giovani sono i grandi assenti. Parlavo prima del sondaggio che abbiamo fatto. La categoria dei giovani è quella che ha risposto numericamente in modo inferiore. Quindi i giovani, da qualsiasi parte, quindi da quelli che frequentano le parrocchie, che sono delle grandi assenti, quindi bisognerebbe in una campagna elettorale coinvolgere le parrocchie, perché una volta erano le piccole società delle città, dove ci andavano sia quelli che le frequentavano con le famiglie, appunto, eccetera, ma anche no, quindi era proprio un punto di aggregazione, e adesso c'è sofferenza in questo. Quindi partendo da quelli, andando anche a finire dai ragazzi dei collettivi, perché i ragazzi dei collettivi, anche se sono assolutamente, come io ho avuto l'occasione di conoscerli e di apprezzarli molto, politicizzati, fanno comunque un lavoro straordinario sulla gente, sui propri coetanei, sulle persone. Quindi, a mio parere, il coinvolgimento, l'ascolto, ma anche la partecipazione all'ascolto è fondamentale, e io credo che una donna, una sindaca donna, una candidata sindaca donna, una brava persona, riesca a contemperare tutte queste caratteristiche. Però bisogna senz'altro lavorarci sopra, e le occasioni di scambio, come dicevamo prima, non sono tante. Perché, scusatemi, ma io, tornando al discorso che facevo prima, che non vedo molta prospettiva, io dico che purtroppo il peggior difetto dei maestri sono i mestrini. Sì, perché io ho visto anche in tante esperienze, anche anche per la separazione, per l'autonomia, eccetera, c'è un'indifferenza, un'apatia, proprio un distacco, non soltanto con la politica, ma anche con la propria idea di benessere, cioè non si riesce a vedere più in là. E allora c'è il pensiero unico, e su quello si converge. E quindi è uno sforzo ancora maggiore, per quello che io dico che tante volte cadono le braccia, perché tu fai tanto, pensi di aver raggiunto un risultato, e dopo invece alla fine ti rendi conto che non c'è. Quindi io ancora non demordo, continuo ad andare avanti, dato che questa è la fine del mio intervento, a proposito di una cosa importante, che è come quella della sicurezza, perché a Mestre c'è anche questo grosso problema, vorrei ricordare, lì ho lasciato anche dei fogli, che lunedì alle 5:30 al centro Colbe faremo un incontro sulla sicurezza con Polizia Carabinieri, Polizia Locale e Presidente della Municipalità, proprio per parlare con i cittadini, e questa è una cosa che non si è mai fatta, un momento di incontro sulla sicurezza, proprio per capire di che cosa hanno paura i cittadini, perché anche dal sondaggio è uscito un sentimento di sottovalutazione dei problemi dei cittadini per quanto riguarda la sicurezza. Quindi abbiamo dato questa possibilità. Quindi lunedì 27 alle 5:30 al Colle. Grazie. Anche altro? Sì, sì. Poi mi scelgo. Posso dire, solo su questo interessantissimo. Prima vorrei vedere il sondaggio, se è conoscibile, certo, ci sono tutti i risultati. Secondo, non so se hai dimenticato o non ti interessa, però c'è un soggetto capace di fare quel lavoro che tu giustamente richiedi, che sono le scuole. Ah, certo, no, infatti l'ho dimenticato, ma le scuole sono direttamente centro, conseguenti. Che vuol dire? Mettere certo. Al centro non solo i bambini, ma i loro genitori. Certo. Uno dei pochi momenti di colloquio certo. Tra sono le scuole, e di espressione di bisogni di servizi, bisogni di vendite, bisogni di sicurezza. Allora, una progettazione che parta dalle scuole, dal loro ambito, dalla socialità che le circonda, e su quello puntare da oggi per arrivare al 2025
con delle cose fatte. Ieri c'è stato un piccolo forum, 7-8 insegnanti, e tutti sottolineavano la difficoltà a fare questa cosa, una difficoltà enorme, i presidi, o come si chiama adesso, sommersi dalla burocrazia e quindi incapaci di guardare, di progettare, perché hanno, dormono la notte, quattro ore, il giorno dopo, di cosa succede, contro scuole, eccetera, gli insegnanti che cambiano, per cui non riescono a consolidare il lavoro fatto come prima. Cioè, questa cosa qui ha... C'è una collettività di scuola, oltre al presidente. Infatti la risposta della Mara era: ci vuole la direzione collettiva, altrimenti non se ne va fuori. Scusate la parola, ma è un problema vero questo punto. Allora, chiedo prima Anna. Mi collegavo un po', perché poi questi tre argomenti si tengono tutti insieme, su un aspetto che Carla, la nostra sindaca ecologista, ha trascurato completamente. Il fatto che i futuri mestrini saranno persone che non sono nati qua e che provengono da lingua, cultura, etnia diversa. I dati demografici, io sono insegnante, dalla scuola non sono mai uscita, sono 40 anni che sono nella scuola, no? E ho seguito molto e c'è un problema. Questa città è una città che ha subito la prima fase di immigrazione interna, ovviamente legata alle note vicende storiche della fabbrica di Porto Marghera. Quartiere San Marco, ma altri quartieri della città si formano in questo modo. Intere generazioni sono di cittadini che non provengono da Mestre, cioè se noi andiamo ad analizzare oggi la presenza di mestrini autoctoni, cioè che erano presenti come nonni già da fino all'800, è una minoranza e si attiene intorno al 26%. Quindi, di mestrino qua prese poco o niente, siamo tutti legati da un destino tipico di città come le nostre, che sono state oggetto di una grossa speculazione, prima legata appunto alle fabbriche, poi legata all'aspetto immobiliare, adesso al turismo. I futuri, noi vediamo i dati demografici, le proiezioni, i futuri mestrini saranno bambini di altra lingua e sarà difficile intercettarli. Ti do un dato preciso che abbiamo rilevato: al 31-12 del 2019 i cittadini stranieri regolarmente, quelli proprio registrati, erano 39.000. qui nel Comune di Venezia e per l'85% a Mestre, sì. quindi un 30% circa della popolazione della città. Bisogna lavorarci. A scuola noi vediamo ormai classi che sono in alcuni luoghi della città, sono per l'80% formati da bambini stranieri, cosiddetti stranieri, perché poi a lavorarci insieme, io lavoro con i bambini, di straniero hanno ben poco, nel senso che fanno le stesse esperienze dei bambini mestrini. Che cosa manca? Manca quello che diceva sicuramente, uno spazio di comunità, di prossimità. Io penso allo spazio per eccellenza che questa città aveva, che era Forte e Marghera, uno spazio libero, non a caso citato con l'installazione dalla Biennale Architettura di 8 anni fa, che parlava appunto free space, cioè spazi liberi. Nelle città servono spazi liberi perché negli spazi liberi poi si incontra la comunità, che invece questa amministrazione ha deturpato un'altra volta e regimentato con la scusa di salario, che per carità era quello che si era già proposta l'amministrazione dalla fine del 1900, voglio dire, i progetti sono del 1996. Perché anche questo parte del Parco di San Giuliano, perché il Parco di San Giuliano tiene insieme la torre, che è un luogo del Parco di San Giuliano, dove era previsto appunto che restasse il campo da calcio, che ci fosse lungo via Vespucci un parcheggio a silo per poter portare i pendolari a Venezia, insomma, progetti che mantenevano la piazza e un piccolo supermercato di quartiere, questo dice il piano, ma tiene insieme tutti questi discorsi.
discorsi, tiene insieme la Gronda, eccetera. Cioè lo sviluppo della città a est veniva regolamentato da questo parco urbano attrezzato che oggi non a caso è sotto attacco, perché se si rompe l'unitarietà del progetto ovviamente si può prendere atto. Noi sappiamo che in questo momento l'amministrazione Bugnano sta tentando di dare la concessione per fare due alberghi nel parco, una zona industriale, produttiva e di trasporto nel parco. Si sottraggono ettari di verde pubblico attrezzato. Ma il mio discorso non è tanto su San Giuliano, perché ci sarà l'occasione per parlarne ancora, è sul fatto di dire se la futura classe di questa città saranno, come lo sono state, persone che non sono mestrini, come far comprendere a questa città che cos'è il Mestre, che cosa può diventare, eccetera. Cioè ci vuole uno sforzo incredibile proprio da parte dell'amministrazione, che ricordo 10 anni fa, quando ancora subiva per esempio la situazione, più di 10 anni fa, 20 anni fa, quando c'era addirittura il campo profugo dei profughi a San Giuliano, ricorderete i profughi della guerra, dell'ex Jugoslavia, eccetera. Io ho lavorato per 5 anni con i bambini rom del campo, eccetera. Quindi ho ben presente le difficoltà di chi proviene da altri luoghi, da altre culture, eccetera, di comprendere cos'è una città. Quindi c'è bisogno innanzitutto di uno sforzo rispetto alla cultura. Perché Claudio, se noi ragioniamo sul fatto di chi deve commettere deve essere autorevole, finiamo come è finita un'altra città possibile, dove abbiamo lavorato tutti, perché noi c'eravamo, c'era Monica, c'ero io, c'eravamo, e c'era anche ovviamente Monica Colimma, l'avevo già detto prima, eccetera, e alla fine abbiamo fatto un insieme, abbiamo trovato delle linee di sviluppo, abbiamo messo dei punti, eccetera, dopo si era un po' sbaruffato sulle persone e è andata a finire come è andata a finire. Ecco, allora secondo me la prima cosa da fare è riuscire a comunicare che cos'è città. Deve essere fatto uno sforzo nelle, sicuramente nelle scuole, perché devi comunque costruire quelli che sono i fondamenti di una nuova cittadinanza. Deve essere fatto uno sforzo anche di comunicazione da parte di quelle forze politiche. Io sono l'unica che non ha mai tentato in nessun modo fra di voi un'azione politica all'interno dei partiti. Non sono iscritta, non mi sono mai candidata e ho un'idea di partecipazione alla vita della comunità con un'idea di servizio. Per me ci si mette a servizio della propria comunità. E mi risulta difficile pensare di poter individuare una sindaca donna senza che nella città si muova una comunità di persone che non sono le persone dei partiti. Quindi non attiene ai partiti far crescere e trovare l'accordo sulla persona da individuare, eccetera. Attiene alla comunità. Alla comunità è la città che propone, individua e spinge. Questo credo sia anche un po' il senso dell'azione dell'incontro di oggi, cioè questa città deve riprendersi in mano quella che è la sua capacità di individuare quelli che sono i temi che, e quindi bisogna che ci troviamo nelle piazze, facciamo una serie di discorsi, quello che diceva Monica Sambo prima, bisogna ritornare a frequentarci, a parlare e discutere. Che se adesso il Covid ovviamente ci ha messo in una posizione di difficoltà, ma anche ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con mondi molto diversi. Quindi questa è una cosa. E nel farlo non possiamo prescindere dal discorso che i nuovi mestrini non saremo noi, non saranno i nostri figli, ce ne sono molti pochi e questi, come diceva Ilenia, abbandonano la città. Cioè lo spopolamento di Mestre è già iniziato, il dato lo vediamo. Quindi è importante, secondo me, tornare proprio a fare quell'operazione. Io, nel piccolo della nostra associazione, naturalmente non io, ma i miei soci, cerchiamo di fare questo, di porre alla città l'attenzione su cosa sta succedendo a San Giuliano, un'operazione di sensibilizzazione, di impegno. I ragazzi di Friday for Future sono venuti con noi in marcia, c'erano, come li abbiamo trovati davanti all'ex Umberto Primo, cioè i ragazzi ci sono, si sono messi in contatto, sono secondo me anche attenti, è uno sforzo in termini di tempo e in termini anche di fatica, ma credo che sia la strada obbligata. Non arriveremo a un percorso unitario, non riusciremo a unire le forze d'opposizione, perché io credo che l'amministrazione del Bugnano stia portando un danno gravissimo a
a Mestre, a Venezia sicuramente, ma a Mestre ancora di più. Vanno benissimo con degli errori, che sì, ma l'hanno votato, parliamoci bene, chiari, perché qua bisogna anche far conto. Mancavano l'appello 3.000 voti, no, chissà che cosa, ragazzi. Quindi per me è fattibilissimo, quindi bene, come dice Claudio, darsi da fare per tornare a parlare insieme, ma io credo che ci siano i margini per poter trovare insieme un percorso condiviso, un programma condiviso e poi una giovane donna ecologista che ci rappresenti. E dei partiti sinceramente mi interessa meno. Credo che potrebbe essere la volta che si formi una grande alleanza civica, come peraltro abbiamo tentato di fare nella scorsa passata, ahimè, con poca fortuna. Allora, io vorrei aprire una riflessione su questa alterità, no? Che ne sono state nominate due, allora lo straniero e il giovane, no? Mi sembra di avere capito. Allora, intanto non è vero che la comunità bengalese non si impegna, perché un mio nostro compagno in municipalità è Afayali, che è stato eletto e si impegna come. E inoltre anche hanno recentemente portato in piazza 500 persone per protestare per una sanità che li tratta da cittadini di serie B, e quindi io non direi che i bengalesi non si impegnano. Dopo, che ci siano delle differenze fra noi mi sembra palese, ecco, e anche scontato, però si sono molto impegnati e continuano su vari fronti, diciamo. Dopo, anche i giovani, secondo me, sarebbe bello se invece di pensarli soltanto come voti da recepire, oggetto della nostra azione, diventassero soggetto di più. Allora, io vedo che hanno bisogno di appartenere, che partecipano. Io sto collaborando col collettivo Tutti in Piedi, che ho incontrato in occasione delle proteste per la torre sul villaggio San Marco. Questi ragazzi sono tanto bravi, fanno lo sportello alimentare, raccolgono cibo per le famiglie in difficoltà e lo distribuiscono, vanno fino a Milano a raccogliere cibo, e hanno trovato collegamenti con i supermercati, con le scuole, sono molto molto impegnati in questo e si stanno impegnando in questo. E poi facciamo anche il dopo scuola per il gratuito per i bambini, al quale vengono soprattutto bambini bengalesi, quindi tutto torna. Perché? Perché magari presumo che gli italiani andranno magari nelle parrocchie oppure procederanno più privatamente. Comunque, insomma, è una bellissima esperienza di integrazione e di incontro. Sì, in Piazza Canova proprio, dove anche ci troviamo quando facciamo le riunioni, quelle non itineranti ma più stabili. Sì, esatto. E quindi ho conosciuto appunto i ragazzi del fronte della gioventù comunista, che sono, si impegnano tantissimo e anche appunto in tante cose, ecco. Quindi io vedo che ci sono giovani bravi e a questo proposito vorrei aprire un'altra parentesi e vi porto a Porto d'Altino, dove tra un po' ci sono le elezioni. Ho visto la presentazione di Caterina Panin, della sua lista, e mi sono emozionata, sinceramente. È andata in piazza, ha incontrato la cittadinanza e ha presentato la sua squadra, con cui in mezzo a questa gente c'erano anche tante donne e anche fra i 30 e i 40 anni, ma anche persone più anziane e uomini e tutto quanto, però li ha presentati in base alle loro competenze, a quello che loro vogliono portare, e ha ascoltato le risposte alle domande di tutti con un'umiltà, una tranquillità che veramente mi ha colpito, e anche ha detto tra le varie cose che vorrebbe fare un consiglio comunale dei ragazzi, che mi è piaciuto tantissimo, sempre in base a anche appunto
per cogliere lo spirito del libricino di Michele, cioè si può immaginare qualcosa di diverso da questo, secondo me. Dobbiamo crederci e dobbiamo farlo insieme. Grazie. Posso dire una cosa anch'io? Un attimo, ripasso. Anna, sì, dai, Carla. No, soltanto. La Carla è Anna. Ma la prima cosa che mi chiamo Carla e non ho idea di farlo. Ma lei l'ha chiamata Carla? No, no, ma si riferisce alla parte del libretto. Non ho idea di fare il sindaco. Vai, vai. Poi il fatto che ci sia bisogno di donne, lo rilevo anche da questa assemblea, che ci sono il doppio di donne rispetto ai maschi. Due sono andate via, ma fate conto. E poi rispondevo a Anna, ieri ho sentito parlare Barizza, la sua idea dell'M9 era di costruire proprio la storia, di raccontare dentro l'M9 la storia di Mestre. E uno dei problemi appunto sia di chi viene da fuori italiano trasferito a Mestre per motivi di lavoro o altro, e sia dei bambini stranieri, è proprio quella di non conoscere la storia di questa città che è antichissima. Quindi bisognerebbe spingere, secondo me, in questa direzione, perché se non conosci la storia, tanto si tende qui a buttare via vecchie villette storiche per fare cubi di cemento, ne vedo sempre di più in giro per Mestre. Raccontare che qui c'era una comunità, era un mondo diverso, insomma, questo secondo me è necessario per creare una comunità più viva, più responsabile. Tutto qua. Poi chiudiamo, perché ma velocissima la questione relativa alla cosiddetta città dei 15 minuti era, credo, almeno come opposizione, uno dei temi che era inserito in tutti i programmi elettorali dell'opposizione, che veniva chiamato magari in modi diversi, però insomma la città dei 15 minuti era quella appunto prospettiva partita da Parigi, che Milano sta attuando in modo veramente, e io credo che adesso manca poco, insomma, le elezioni, che sarà anche uno dei successi, ecco, proprio legati, lo dico in anticipo, senza scaramanzie, eccetera, ma io credo che uno dei successi, ecco, di Milano, una città così inquinata, così legata appunto anche alle grandi speculazioni immobiliari, eccetera, che è riuscita a ricrearsi, a reinventarsi e a decentrarsi, cioè da città accentratrice, nel senso nel suo nucleo, a decentrarsi proprio in questo modo. Venezia invece in questi anni da città decentrata, cioè che ha creato in qualche maniera nel passato il decentramento, pensiamo ai consigli di quartiere, pensiamo a quanto sono stati importanti anche in tutto il territorio, e che ha lavorato, poi insomma sappiamo la città metropolitana, le municipalità non hanno funzionato come avrebbero dovuto, ma che ha per anni lavorato anche su un livello di decentramento di competenze comunque importante, di fatto invece si sia completamente riaccentrata con tutti i servizi. Quindi perché uno sceglieva di vivere a Venezia o nella terraferma, nel senso nel comune? L'ha detto Milena, perché lei è venuta qua? Per i servizi, che invece si stanno disgregando, tutto sta diventando distante, più difficile. Aggiungiamoci che in questo purtroppo lunghissimo anno di pandemia la situazione dei trasporti è degenerata in modo da città con più linee e con più, dopo Milano, e con più linee e con più punti, ecco, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, lasciamo anche perdere la città d'acqua, che ha la sua peculiarità, ma anche come terraferma, di fatto siamo regrediti. E allora proprio questo, ed è interconnesso con una città ecologista, nel senso che i trasporti, i servizi, diciamo, di prossimità, e quanto avrebbero dovuto insegnarci anche quest'anno di pandemia, dove veramente dovevamo muoverci nei 200 metri, diciamo, fuori casa, che in realtà non si è sfruttato. Però io credo che questo sarebbe un punto importantissimo, e condivido che è stata in parte, non siamo riusciti a spiegarlo, non era, insomma, siamo arrivati tutti insomma in modo rottambolesco alle elezioni, però è un punto che lega tutto,
cioè lì i servizi che vogliamo dare, gli asili, che stanno, cioè, ne hanno chiusi insomma in questi anni, le anagrafi, l'URP, i servizi di prossimità, cioè è questo che mette a un effetto poi anche su tutte le altre cose, sul meno utilizzo delle auto, più qualità della vita, quindi anche dal punto di vista della salute e delle persone che si muovono anche a piedi, in bicicletta, ecco, quindi insomma ha tutto un... Quindi io credo questo sicuramente credo sia un punto su cui siamo, spero insomma, tutti d'accordo e sul quale bisognerebbe lavorare, perché adesso stiamo andando proprio in controtendenza rispetto a tutto il mondo, cioè avevamo anticipato così come per gli asili, così come il sociale negli anni 80, negli anni 90, noi rispetto al resto d'Italia, al resto del mondo, alcune politiche sperimentali su quei temi stiamo regredendo, quindi gli altri ci stanno copiando dopo anni e noi in realtà stiamo tornando indietro. Sono temi su cui sicuramente riflettere, magari fare un'altra puntata. Volevo solo dire un appuntamento, che visto che anche loro hanno ricordato. Lunedì, questo e tu invece? Lunedì purtroppo. Lunedì alle 18 il Comitato No Grandi Navi ha fatto un ragionamento proprio sul discorso dell'onda lagunare, quindi coinvolgendo anche la terraferma, e alle 18 in campo Santa Maria Formosa inizierà questo ragionamento, che parte proprio sia dal problema delle navi a Marghera, che effettivamente adesso stanno andando addirittura senza l'autorizzazione dell'autorità portuale, cioè ci sono delle situazioni molto particolari, sia i nuovi progetti che coinvolgeranno Marghera, perché adesso le navi vanno a Marghera, quindi come tanto grandi navi si rivolge all'altra onda lagunare, ma anche il discorso che facevamo prima dei progetti di accesso alla città dai Pili, San Giuliano, Montiron, Cappio, doppia pista portuale, questo modello di città e questo problema della onda lagunare che unisce Mestre e Venezia, cioè in questo senso Maria Rosa, questa è una battaglia che unisce le due città, quindi è molto importante che ci sia questo dialogo anche con Venezia, perché questi accessi porteranno tantissimi turisti a Venezia, che non ce la farà ovviamente, collasserà rispetto a questo, quindi le due cose sono molto legate, ecco, voglio dire. C'è questo appuntamento lunedì alle 18 in campo Santa Maria Formosa, sarà quello veneziano, e poi speriamo di farne uno invece in terraferma su questa cosa. Va bene, allora arrivederci alla prossima puntata. Io penso che questo tipo di discussione sia stato utile, perché non sono state tutte voci concordanti, adesso io non voglio mettere in evidenza, però anche lei mi ha sottolineato, però solo in questa maniera possiamo fare quello che si è detto, cioè creare veramente una socialità della città che porti anche a una candidatura eventuale. È vero, è giusto che la candidatura deve essere l'ultimo passo e non il primo, si costruisce dal basso e non dall'alto, senza fare i sondaggi, chi vorresti, no, al mondo della pubblicità, ma invece costruendo i programmi e le azioni. E basta, io mi fermo qua e grazie. Grazie a tutti.